Non ha impiegato tanto, dal giorno del suo atterraggio sul pianeta Piacenza, ad imprimere la sua idea di calcio all'ambiente biancorosso. Il responsabile dell'area tecnica Simone Di Battista, in poche settimane, ha gettato le basi per quello che sarà il nuovo Piace. Prima l'allenatore Vincenzo Manzo, poi i primi acquisti, i fidelissimi Bruzzone e Corbari, che conosce come le sue tasche, prelevati dal Fiorenzuola, oltre all'attaccante Francesco Maio di Battista, punta forte su di loro, calciatori dalla gran fame con il sogno di sfondare anche in categorie superiori. Sono sicuro che nessun tifoso del Piacenza potrà mai dire che Corbari, Bruzzone e Maio sono usciti dal campo senza impegnarsi, poi quello che potranno dare da un punto di vista tecnico qualitativo sarà il campo a dirlo e, e sappiamo tutti che ci sono sempre mille varianti nel calcio, però io sono convinto che siano tre elementi che per la maglia del Piacenza potranno dare sicuramente tanto e saranno utili alla causa. Di Battista ha poi aggiunto un altro tassello al mosaico che comporrà la squadra del futuro: Alex Pedone, centrocampista di scuola Milan, prelevato dalla Propatria. Dinamismo e una discreta dose di tecnica per il reparto chiave del gioco. Sempre per rimpolpare il centrocampo arriverà dal Mantova Giuseppe Diglio, mentre è molto vicina l'ala ex Savona Giorgio Siani. Se non dovesse trovare altra sistemazione, Mattia Corradi potrebbe invece rimanere in bianco rosso. A patto però accetti una sensibile riduzione dell'ingaggio. A questo punto a Di Battista non rimane che concentrarsi sugli under, la sua specialità. I ruoli affidati ai giovani saranno portiere, due terzini, una mezzala e un esterno offensivo. Stiamo sondando un po' vari profili a partire dal discorso giovani, perché come è stato detto fin dall'inizio questa sarà una squadra che punterà molto sui, su profili giovani, quindi stiamo valutando diversi ragazzi che hanno giocato nel campionato primavera, altri ragazzi che hanno giocato magari in serie di quest'anno come, come giovani no? e poi sicuramente qualche anche elemento che ha già fatto la categoria. Direttore, continui così.